L'alba è un dono che passa spesso inosservato. Eppure ci sono luoghi in cui è sufficiente congedarsi da Morfeo alle prime luci per ammirare il creato in tutto il suo silente splendore. Ed io, annoso, grosso albero di quercia, posso dir di aver avuto molti e molti giorni in dono in 700 anni. Perché profonde affondano le mie radici in questa terra che è a sua volta profondamente radicata in me. Terra arida e feconda che ha visto molti uomini nascere, morire, arrivare o partire, seppur nessuno di loro sia andato via realmente. Perché ognuno di loro l'ha amata davvero e ognuno, per poco oppure per sempre, l'ha chiamata casa. Quella che è per te la terra madre, in questa meravigliosa madre terra. Ok, grazie. Va bene allora uno spaghetto con questo? Fate un questo è mitico, è per forza, è un obbligo. Grazie. Grazie zio, ma non avevi dato un bicchio stasera. Adesso lo voglio. Il viaggio comincia. L'arma sta curiosità. Avete passato qualche giorno qua. Dobbiamo registrare un po' di musica. Durante il giorno giriamo e cerchiamo di raccogliere quanti più sensazioni e emozioni. Quando veniamo qua, noi accendiamo il registratore, cerchiamo di trasferire in musica le emozioni che abbiamo provato girando per questi posti. Ho capito. Andò da stasera, poi non parlavamo. Mo, io un poco voglio aggiustare un poco qua, così levano un poco il suo casino. Anche perché i si abituati che vanno a dormire presto, la mattina 4:30, 5 sono in via. Presepe arroccato, discreto e paziente. Nei suoi vicoli la vita è appagante come un lungo sonno ristoratore. Ogni risveglio fa credere che sia domenica. Quella è la chiesa di Sant'Antonio. Il giorno di Sant'Antonio portavano gli animali in chiesa a Benedetto.
proprio sul letto della fiumata, dai. E invece quello è proprio il borgo del Casale, e nella scena di Cristo e Fermata Eboli non arrivano di là con la corriera, poi arrivano e proprio questo borgo da sotto. Prima la Madonna della Stella la portavano a braccio dal paese, scendevano per il Casale, salivano per questo bello per questo percorso che sale là. Spesso pure il 14 fanno tipo picnic, tutti quanti, ma poi un'altra cosa bellissima è che mettono una Madonna sul trespolo là, che vedi là fuori, e partecipa alla festa insieme agli altri, ci vedi la gente che balla attorno, è sentita. Quello poi la portano in processione. Bellissimo. Grande è la festa per il ritorno del figlio prodigo, ed è festa grande nel giorno della madre. Che bello sti maccheroni, no? Tutti a sedere. Tutti riuniti e tutti uniti sulla stessa terra e sotto lo stesso cielo. Queste mega tavolate che facevamo fuori là in campagna. Quando eravamo a volte là? Non si capiva niente. Non ci mancava il mangiare, non ci mancava il sorriso. Però chi era in Armenia? In Armenia. La guerra non l'ha sentito perché si lavorava. Ripeto, si facevano i figli, sono nati più figli in Armenia in tempo di guerra che adesso. Adesso non nascono più figli. Quello poi in famiglia teniamo questa storia di emigrazione al contagio, no? Dal nord verso sud, che i genitori di mamma erano marchigiani, quindi negli anni 30, anni 36-37 sono venuti. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, o Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sento lontani canti devoti che nell'aria si innalzano a ringraziare la madre di ogni madre. Si ringrazia e si chiede grazia per questi figli
che vivono nell'amore e nell'errore. Maggio la Madonna tornava ai nostri campi, sola in mezzo ai fiori freschi e profumati, le stelle a settembre in paese la portava a benedire le nostre case e i nostri cuori. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fratelli e sorelle, siamo radunati in questo santo giorno nel nome santissimo di Maria. Voglio ringraziare ancora la Madonna perché, come avete visto, i lavori che erano stati promessi sono quasi terminati. E voglio sottolineare un aspetto. Il lavoro è stato effettuato grazie ai finanziamenti delle royalty del petrolio. Che uno può dire, il petrolio non ci dà niente. Il petrolio ci ha fatto fare questo lavoro. E vedete, Maria, nella nostra vita è sempre una grande maestra in tutto questo, che con grande umiltà ci dà la possibilità di dare e di dire a tutti quanti come dobbiamo essere. Nostalgico e gioioso della bucolica casa nel verde dei ricordi, dove bestia, uomo e pianta vivono in simbiosi e fratellanza. Tutto a posto? Sì, oggi è più rilassato. Ando! Come stai? Buono. Ma sono di sopra. La strada verso la saggezza è irta e lenta, mentre l'occhio, che sia davvero attento, sa guardarsi attorno più che rimirar la meta. È bella sta quercia. È ipnotica. No? Si è ingrossata e non è cresciuta in altezza. Insomma, altrimenti questo spezzo se la portava il vento da quando era piccolo. Sì. Sì, ci sono delle piante ancora più grandi di queste qua. No, ma è come posizionato, allora, è come messi, cioè questa... l'albero padre, padre, vedi? Non mi sono insegnato a fermarti. Ma che c'è, una pecora morta là? No, adesso è una pietra. Una pietra? Dovrebbe essere. E che ne so, mi sembra... Può essere pure una pecora. E c'è stato lupo. Vedi, alla gola. Alla gola, ma nessuno se ne è accorto. Oh, zio Filippo sta là che si preoccupava. Zio. Qua stanno fatto scappare il lupo. Un lupo, Ma sono due. Questo stanno proprio qui. Questo quando l'hanno fatto? Quando l'ha fatto? L'ha fatto. Questo passa di 10, ancora che cacciato. E ci cacciate mica tardi, ci cacciate in un orario. Però come la ci cacciate non l'ho già visto. Oi. E quello già era guattato da qua. Questo, ma ora l'ha pigliato, l'ha parato, l'ha mandato all'obbaio. Ma ti caccio, perché non andiamo mai. A ci c'era tanto un posto, ma non si sa niente. Ma se non è ingannato quello là, se ne c'è un 30 ovale. La valla che l'ha. Ma poi se ne torna da solo. Ehi, tornato qua. A Deppia Vicita? Come un giusto ebrei. Tu? Che chi va? E chi lo cava il figlio? Se non riusciamo a trovarlo, anche la che si l'ha da loro stanotte faccio festa. Ehi, quella festa già fatta, sa che ho fatto. Non mi tocca mo. Ehi. La natura spesso può apparir crudele ad occhio ingenuo, ma lei, come ogni madre, in modi a volte oscuri, fa solo il bene dei suoi figli. Beep.
vivono e vissero qui, uomini di parola e uomini di parole, figli, poeti, nati e adottati da questa madre da cui non si può star lontani, che sa farsi odiar d'amore minacciando di lasciarla, per poi ammettere di soffrir con lei, ma ancor di più senza. Pellegrino che s'affaccia ai suoi valichi, a chi scende per la stretta degli Alburni o fa il cammino delle pecore lungo le coste della serra, al nebbio che rompe il filo dell'orizzonte con un rettile negli artigli, all'emigrante, al soldato, a chi torna dai santuari o dall'esilio, a chi dorme negli ovili, al pastore, al mezzadro, al mercante, la Lucania apre le sue lande, le sue valli, dove i fiumi scorrono lenti come fiumi di polvere. Lo spirito del silenzio sta nei luoghi della mia dolorosa provincia. Ci sono stati mai dei lucani che hanno estratto petrolio? No. No. Perché praticamente il petrolio comunque affiorava. Ma non è un caso però che... Però non l'hanno mai sfruttato. Un nativo americano non ha mai permesso di estrarre petrolio. Non toglie sangue dalle vene di madre terra. A meno che non gli dà qualcosa in cambio. E continuo a vedere anche questo, i filmati, le cose di Sinisgalli. Sembra una specie di guerriero a cui hanno sequestrato le armi. E in questa connessione col nativo americano non c'è che poi è stato, ecco, allo stesso modo piegato, spazzato via, sopraffatto. Infatti uno dei miei ultimi incontri con il figlio di Alcimpiedi, lui dava questi preziosi pensieri e testi e diceva: purtroppo i grandi pensieri dei nostri padri, dei nostri spiriti, non possono più passare nei corpi malati dei nostri figli. Quindi adesso voi che ci avete annientato, che ci avete distrutto, avreste il compito, se ne avete la consapevolezza, di riportare proprio quei pensieri che avete annientato. Voli rapaci solcano il cielo terso che sovrasta paesaggi lunari in terra, mentre scorgo maestosi e dormienti guardiani all'orizzonte. Sono i grigi calanchi dai verdi cespugli che sanno adornar le immense distese come una corona di pietra e piume fa con la testa di un indigeno re. C'è il quartiere arabo là. Cioè questi quando sono arrivati non l'hanno scelto a caso il posto. Che potevano controllare tutto, capito? Chi arrivava da mare, chi arrivava da un lato, chi arrivava dall'altro. Conosco e rimiro un solitario borgo pieno di vita, dove arabeggianti tetti e primordiali fossi ammiccano chiamando a sé per un saluto cordiale.
un'altra bella zona. Abbiamo fatto un bel giro, non avevo capito dove era qua. Quindi qua già siamo nella Rabatà. Qua siamo nella Rabatà, in effetti questo è il borgo che ha dato vita a Tursi. Ecco, quindi partendo da qui abbiamo le nostre origini. Era una zona molto ambita, perché guardando un po' tutto il circondario è inespugnabile. Per cui anche gli stessi arabi intentarono ben tre volte prima di espugnare la Rabatà. Questa qua è la famosa Petrizza che Pierro cita nella poesia da Aravatene, che ci arriva da Aravatene, Sendiane da Patrizia, perché lui indicava, ecco, il salire da parte sua in Rabatana. Cioè Rabatana che lui ricorda sempre con amarezza, con rancore, perché ricorda il momento della morte della madre. Perché lui studiava fuori. Si sa che a Tursi, lui è nato in Dio, quindi negli anni 30 scuole medie non ne avevamo, per cui fu mandato fuori a studiare anche insieme ad altri due fratelli, i primi due maggiori, e quindi quando lui ritornava si spogliava di tutto il suo modo, ecco, di essere il ragazzo per bene, e quindi scappava in questi fossi. Che cerve alla Ravatene sendiana da Petriz caparata naschea puntelleta anna timpa sciulleta. Prima ha cominciato a scrivere in lingua italiana Pier, poi dal 59 ha cominciato a scrivere in dialetto tursitano. Non è che giocava sulla sonorità, sui paroloni, che noi delle volte diciamo dei termini come fanno adesso molti poeti, ma per Pierro dire quelle parole aveva proprio un significato. E quando si fa notte, c'è un fruscio di vento che si ammuccia di fosse, arrivigli tu cucco e ci fai nascere l'umare d'erba. Le voglio bene, Aravatene, c'amore che c'è morta, mamma mia. Da qui saluto con le mie fronde al vento lucani e uomini che in mandrie scomposte abbandonano questi ancor verdi pascoli per cercare quelle che agli occhi sembrano nuove primavere, mentre suonano ridondanti ai loro colli campanacci invisibili e pesanti perché tutti sappiano della loro partenza e affinché un giorno d'autunno si possa udirli in lontananza ritornare. Natura incontaminata. Contaminata fin quando non arrivano a Trivella. Stiamo andando da Capodiferro là. E ti faccio dove stai, in altopiano. Poi parlano un dialetto strettissimo. Come andiamo? Trappa, vai, trappa. Come va? Adesso un figlio di cosa? Ramario. E sono venuto a trovare, vi ricordate? Mi ho portato un amico. Antonio, molto piacere, Antonio. 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 Chiedevo un chitarrista. Capo di ferro. Molto piacere. Mario. Giole musica, Podoli. Ma quindi non è solo Podoli? A pochi, a più, più pregiate per queste zone, però... Non da non rende. Però un latte più schifo è da olandese. Perché? Che non te ne grade. Troppo debole. È debole. Invece, questa pole... C'è il caciocavallo buono. È venuto un caciocavallo buono, piglio già 7-18% di grasso. Di grasso. Invece, a pole... 4-5. Che le caccio fatte qua? Mi fatte nascere. A sole. Quando sono state a gente buona. Pronto. Ancora si pivocca. Che le muove su qua, se vuoi. Vuole una vedere. Vabbè, vabbè. Un padrone che la vacca là. Delle 30 vacche figliate. Ma ti è le piccoline, chi le cangori già stai macellando, saranno scarse un centana. Ah, mamma mia, parecchie. Ma. Ah.
ma se ne scapperà a base. Mi spiegava prima che c'è stata una mucca con la campana più grossa, è quella che fa da... È quella che decide quando seguono tu... Seguono sempre a lei. Ma per abitudine, ne... sì. Quando c'hanno cose... E la scelta come? Cioè, è perché... Un po' la devi scegliere tu, quella che va avanti e cose, capito? Devi decidere tu quale mettere. Quindi sai già quale secondo loro, sì, tra virgolette, quando il... tu cammini, vedi quella che va più avanti più volte, vedi che è quella là, allora le metti a quella là, quella che per loro già è un punto di riferimento. Sì, perché tu quando vai a parare le mucche, pari quella là e se ne vengono tutte qua, perché sono abituate. Ecco. Non è facile... Sapete, tutto il mestiere. Certo. un giorno quando stai per gli animali, per passare il tempo con legno, lavoro, qualcosa. Io tenevo mio zio Filippo in campagna là al bosco. Il giorno si faceva i flautini con la, con la cannuccia, si metteva sotto un albero. Perché, secondo me è la stessa cosa tu. Che poi devi... passo tutto io, perché quando gli animali hanno mangiato e cose, perché stanno fermi. Che devi fare? Una cosa è fa. E giù va! Mangio proprio piccolo. E tanto. Su vecchio. Mi fermo. A 82 anni mi potevo fare ancora. Ancestrale è il meriggio, immerso nel grembo rassicurante e caldo di Madre Terra. In luoghi dove si può udire il battito del suo cuore ad ogni calpestio di foglia, avvertire il suo respiro nella voce del vento e riconoscere il suo volto negli erbosi, morbidi pendii, respirando il suo intenso e inebriante profumo di fiori mai calcati. Tante e lunghe le sue anziane braccia, protese al cielo ad accarezzare le nubi ed afferrare il sole. E quando credo di conoscerla davvero, eccola mostrare un volto nuovo e vivo, tanto da pensar di non averla mai davvero conosciuta. Anche qui Basila Goda, anche il più piccolo filo d'erba e il più grosso degli alberi formano con noi una grande famiglia. Tutti noi siamo fratelli e ugualmente importanti su questa terra. E io aggiungerei Mitaki Wassin, siamo tutti uno, le cose che dicevano i nativi americani. Mostra, allora, Madre Terra, il suo volto libero e sognante, ricordandoci che il mondo intero è casa. Senza timore alcuno, possa ogni uomo uscire a rivedere le stelle. In fondo il buio esiste perché esse splendano e per dire sempre grazie al cielo per ogni nuova alba.